Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Con la settima generazione abbiamo visto come nel mondo Pokémon siano stati introdotti moltissimi concetti che hanno sconvolto del tutto il brand. Di certo, uno dei più rilevanti, se non il più importante, è quello delle forme Alola. Di primo impatto potrebbero sembrare delle semplici forme alternative, quelle che un po' tutti avevamo immaginato da piccoli, ma in realtà nascondono un concetto molto più profondo e potrebbero portarci a dei ragionamenti molto interessanti. Iniziamo quindi con il leggere la definizione di forma Alola. Questi Pokémon, che si incontrano in particolari forme regionali, si sono stabiliti definitivamente ad Alola e si possono ormai considerare nativi di questa regione. Si distinguono dagli esemplari della stessa specie di altre zone per aspetto, abitudini e a volte persino per il tipo. Come la definizione ci dice, le forme Alola non sono nient'altro che l'adattamento di alcune specie a nuove condizioni di vita dettate dalla nuova regione. Ecco dunque che nel mondo Pokémon viene definitivamente introdotto il concetto di evoluzione darwiniana. Questa evoluzione darwiniana, in breve senza termini tecnici che non ci interessano, si tratta della teoria, ormai accettata da praticamente tutti gli scienziati, secondo la quale tra vari individui solo quelli con determinate caratteristiche sopravvivano e queste caratteristiche sarebbero dettate dall'ambiente nel quale essi si trovano. Prendiamo il classico esempio della giraffa. Se ci troviamo in un ambiente dove le foglie crescono ad altezze considerevoli, ma abbiamo giraffe dal collo lungo e giraffe dal collo corto, solo le prime riusciranno a mangiare e dunque a sopravvivere, mentre le seconde moriranno, lasciando spazio ad un mutamento della specie. Così magari Vulpix, trovatosi in ambiente congelato, ha subito questo mutamento da Alola e col passare di qualche generazione è cambiato totalmente, addirittura modificando il suo tipo. Ma come ha fatto questo Pokémon ad arrivare fino ad Alola nonostante la sua origine, ossia Kanto? Secondo Alfred Wegener, altro studioso di cui non so pronunciare il nome, tempo fa esisteva un unico continente che piano piano si è frantumato in vari altri continenti andando a creare il pianeta come lo conosciamo oggi. Ciò è sostenuto dal fatto che in Africa ed in Brasile siano stati rinvenuti dei fossili della stessa specie vissuta nella stessa epoca. Com'è possibile tutto ciò? Deduciamo così che Africa e Brasile fossero un tempo attaccati. Ecco, e se Alola fosse stata unita a Kanto tempo fa per poi staccarsi? In questo modo alcune delle specie che abitavano la seconda regione si sarebbero ritrovate dopo millenni nella prima e per sopravvivere avrebbero dovuto evolversi, sempre ovviamente nel senso darwiniano. Ora torniamo però al fulcro della teoria. Le forme Alola che conosciamo sono comunque riconducibili più o meno alla loro specie originale, un po' come l'uomo e la scimmia, per fare un esempio stupido e un pochino attuale, insomma. Ma se vi presentassi ad esempio un T-Rex ed una lucertola, a primo impatto direste che uno discende dall'altro? Con questo dove voglio arrivare? Secondo questa mia teoria, ad Alola in particolare, molti Pokémon sono antiche discendenze di altri mostriciattoli di altre regioni. Esempio molto banale. Confi sarebbe ad esempio della stessa famiglia di Flabébé, sono entrambi Pokémon piccoli, alti 10 cm, possiedono la stessa abilità e lo stesso tipo, ossia il folletto, inoltre, anche se in maniera differente, sono entrambi estremamente legati all'ambiente che li circonda, senza poi contare ovviamente il fatto che essi si assomigliano abbastanza. Cosa ancora più indicativa è il fatto che ad Alola non esista una descrizione del Pokédex per questo Pokémon. Insomma, non è stata prevista e questo è stato applicato anche a molti altri Pokémon. Come se ad Alola certi mostriciattoli non siano mai stati pervenuti, in parole povere, come se i Pokémon abbiano subito sostanziali modifiche genetiche dovute al loro nuovo habitat, che hanno portato ad uno sviluppo diverso della vita su questa regione. Esisterebbero moltissimi altri casi più o meno tirati, volendo, ma non starò qui ad analizzarli tutti, dato che dubito possa interessare a qualcuno. Spero comunque che la teoria vi sia piaciuta e se avete altri esempi, come quello di Confei o di Flabébé, sentitevi pure liberi di lasciare un commento qui sotto. Io vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto.
Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed e sui video che usciranno. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!